presidente incaricato, onorevole Gaetano Forlotti, si recherà al Quirinale per prestare giuramento insieme a tutti i componenti del nuovo governo nelle mani del presidente Pertini. La più lunga crisi nella storia della Repubblica Italiana pare dunque finalmente risolta. Il nuovo governo, che potrà contare sull'opposizione morbida dei comunisti e sull'appoggio duro dei socialisti, mentre i liberali hanno promesso una malevola astensione, dispone di una solida maggioranza basata soprattutto sul disimpegno dei democristiani. Il neo presidente del Consiglio, onorevole Forlotti, ha già concordato il programma del suo gabinetto dopo aver consultato i partiti della maggioranza, quelli dell'opposizione, i sindacati, la Confindustria, il Vaticano, la Croce Rossa, i Boy Scout e il Club Mediterraneo. L'azione del governo sarà improntata al massimo rigore morale, all'incremento della produttività e soprattutto al risparmio. Per meglio attuare questo programma di stretta economia, il numero dei ministri è stato portato a 195, mentre quello dei sottosegretari tocca appena i 450. Le riunioni del governo, ha annunciato l'onorevole Forlotti, si terranno d'ora in poi al Palazzo dello Sport. Gente che va e gente che viene, gente di tutto il mondo, affaristi e turisti, infedeli e fedeli, mogli e concubine, miliardari e millantatori, agenti segreti e agenti del fisco, magnati e mignote. Buongiorno, madame. Ha fatto un buon viaggio? Ha fatto un'ora di ritardo l'avion. È stata fortunata, si prendeva il treno, ne faceva cinque. Accompagni madame nella stanza. E le bagage? Le bagage? Ma le valigie, non mi portano le valigie, facchini? I facchini hanno cominciato lo sciopero, purtroppo. Da questa parte, prego. Ma chi è? Quella è madame Giuliette de Groschille. Acciaio? No, marchetta. Oh. C'è nulla per me? No, signore. Nessuno ha chiesto di me? No, signore. Come al solito. È molto che nessuno chiede di lui. 5 minuti. Solo 5 minuti? 5 minuti fa sono finiti esattamente 20 anni. Portinaio! Portina! Agente speciale Finger. Della CIA. Ma che della CIA? Io vengo dalla questura milanese, non si sente dall'accento? Beh, da Milano proprio no, Io pensavo che era di Bergamo, di Como, di Zurigo. Io sono milanese con petit gris. Come si vede che tu sei africano con petit gris. Scusa, mi chiamano.